Entrerà in funzione all'inizio del prossimo anno l'impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse a servizio del paese di Pariana, nel comune di Villa Basilica. L'opera è stata presentata dal sindaco Giordano Ballini nel corso di un convegno dal titolo La nuova energia del bosco, al quale sono intervenuti esperti e rappresentanti della regione. Duplice l'obiettivo del progetto: da una parte dare lavoro alle aziende forestali organizzate in consorzio chiamate a fornire la materia prima, il legno; dall'altra agevolare le circa 100 utenze del paese che con il nuovo impianto risparmieranno sul riscaldamento il 30% di quanto spendevano prima con il gasolio o il GPL. Un investimento non da poco per un comune piccolo come quello di Villa Basilica, che è stato possibile realizzare in particolare grazie a fondi europei. È un investimento importante, stiamo parlando di un investimento di circa 800.000 euro. Se poi consideriamo anche la persona di stoccaggio delle biomasse appunto forestali, andiamo intorno a 1 milione di euro di investimento. Sono in gran parte fondi europei che transano, diciamo, attraverso la regione e poi il GAL. Ecco, abbiamo colto questa opportunità in un momento di crisi come questo, insomma. E oltre ai risparmi economici ci sarà anche un vantaggio ambientale: circa 580 tonnellate di mancata emissione di anidride carbonica ogni anno, considerata la razionalizzazione delle attuali caldaie a legna, la sostituzione di quelle a GPL o gasolio e il minore impatto dei trasporti per la fornitura dei combustibili alle singole utenze.